Benvenuti ad una nuova puntata di Review in diretta oggi 11 maggio 2022. Siamo felici di passare questo momento di edificazione. Siamo anche felici perché oggi avremo la possibilità di parlare di un argomento che è molto comune, molto diffuso proprio nello scambio delle relazioni umane, che diamo spesso per scontato, ma oggi attraverso, anche grazie all'aiuto di un esperto, riusciremo a venire a degli argomenti, a dei basici molto importanti dell'argomento. Sto parlando proprio della comunicazione, quindi noi affronteremo anche quello che riguarda la parola, le parole, quindi questo sistema, questo apparato per interagire tra gli uomini. Ma insieme vedremo nello specifico appunto l'argomento, lo tratteremo insieme al nostro ospite collegato. Ma prima di entrare nel cuore, nel focus della nostra puntata, vorrei, come promesso all'inizio di questo ciclo, riuscire ad aggiornarvi su quanto sta accadendo nel Niger con la missione della chiesa di Wuppertal, con i cari fratelli Gioele Mirabelli e lo staff che lo ha accompagnato. Quindi direi subito di passare la linea a Gioele dal Niger e ad avere notizie, appunto aggiornamenti su quello che stanno realizzando in questi giorni di missione. Prego, a te la linea, Gioele. Pace Michele, pace a quanti ci stanno ascoltando dall'Italia e dall'Europa. Siamo ancora qui nel Niger. Siamo arrivati oggi in un centro di donne chiamato Centro Dorcas delle Assemblee di Dio in Niger. Noi fra poco vi faremo vedere un po' l'interno di questo centro, della sala culto. Fra poco avremo un culto. E la cosa più importante è che a queste donne stiamo dando un avvenire. Un anno fa, quando siamo venuti per la prima volta qui, abbiamo chiesto cosa sarebbe stato utile per loro, per queste ragazze. Questo centro, in pratica, il pastore e la sua famiglia prende le ragazze abbandonate dalla strada, le porta qui, le fa crescere, le istruisce, li evangelizza. Infatti l'anno scorso abbiamo avuto l'onore di battezzarne 29. Dopodiché li preparano ad un lavoro, ad un mestiere, gli insegnano il cucito, gli insegnano il tagliare, cucire, e poi dopo 3 anni dovrebbero essere pronti per poter lavorare. Mancavano le macchine da cucire e in un anno noi abbiamo raccolto la bellezza di 73 macchine da cucire. Quanto sono le ragazze! Siamo qui, le abbiamo già comprate, le rideremo, e quindi prepariamo queste ragazze anche per la vita. Adesso mentre io parlo, vi faremo vedere un po' queste ragazze, in modo che vi rendete conto di quello che è il nostro lavoro in sintesi. Tutto quello che noi stiamo facendo in questo periodo è unicamente al bisogno che sentiamo noi di renderci utili per l'opera del Signore. Siamo convinti che riusciremo, con l'aiuto di Dio, a fare molto molto di più, perché la Chiesa è chiamata a prendersi cura del bisognoso. Qui in Niger, in Africa, il bisogno è davvero tanto, però anche se sono piccole gocce, anche un oceano è fatto di miliardi di gocce, una piccola goccia riesce a dare la vita a queste ragazze. L'insegnamento è completo: parlare di Gesù, portarli nella grazia, farli accettare l'Evangelo e quindi renderle figli di Dio, poi insegnargli un mestiere e farle uscire fuori trasformate completamente. E questo è un lavoro che noi possiamo fare. Quindi grazie a quanti ci hanno aiutato, ci sono venuti incontro, sicuramente negli anni futuri potremo fare molto, ma molto di più. Da Centro Dorcas, qui del Niger, un abbraccio a tutti quanti voi, continuate a pregare per noi e noi vi terremo informati su quanto stiamo per fare, sta per succedere e sta succedendo. Adesso avremo il culto. La cosa più non preoccupante, per noi non è preoccupante, è che molti di loro hanno a che fare con legami spirituali forti. Quindi, come è successo l'anno scorso, molti di loro sono state liberate e anche quest'anno
succederà sicuramente la stessa cosa. Pregate per noi, Dio vi benedica dal centro Dorcas delle Assemblee di Dio qui nel Niger. Un abbraccio forte, pace a tutti. Pace, pace Gioele, Dio benedica il vostro mandato, la vostra missione, Dio benedica tutto quanto state operando in terra di missione. Siamo felici di scoprire che il Signore sta continuando a benedire con idee originali, nuove, che concede sempre con la sua originalità nuove azioni, nuove missioni, invia, manda i suoi figli sempre con una con un fare molto originale. Dio è il Dio creatore, quindi crea i suoi figli in un modo creativo e anche le idee che affida lo sono. Quindi siamo felici di scoprire che possiamo, se vogliamo, evitare di diventare fotocopie, ma di essere originali in Cristo. E questo lo possiamo fare soltanto se crediamo che Egli può farlo e se ci abbandoniamo completamente con tutto noi stessi, con la nostra nostro modo di essere, che deve cambiare alla presenza del Signore probabilmente, ma con la sincerità tipica che il Signore si aspetta dalla nostra vita. Lui può inviarti, può mandarti delle missioni specifiche, non necessariamente in Africa, potrebbe darsi che ti stia chiamando a fare qualcosa proprio lì nel posto in cui vivi, dove lavori, dove nella tua città, nel tuo quartiere. Ovunque tu sia, magari dove studi, ovunque tu sia, Dio potrebbe stare chiamandoti proprio lì a parlare di Lui, in un modo originale. Quindi mettiti all'ascolto, e proprio di ascolto e di parola parleremo oggi, perché avremo una breve intervista con il nostro ospite col quale parleremo proprio di comunicazione. Che cos'è la comunicazione? Do il benvenuto in questo momento al nostro ospite collegato da Bari, che è il pastore Emanuele Spezzacatena. Lo saluto e gli do il benvenuto. Benvenuto e buongiorno, pace. Grazie, buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito. Grazie per questo tempo che hai preso, pastore, per aiutarci a comprendere meglio che cos'è la comunicazione, questo elemento, diciamo, dato così per scontato, ma poi alla fine dei conti sembra essere proprio alla base dei più grandi conflitti della società, della famiglia. Quindi è giusto, perché no, porre attenzione proprio ai basici. A volte i concetti più semplici sono quelli maggiormente trascurati, e noi questa mattina sì, non vogliamo farci scappare proprio nulla, quindi insieme proprio parleremo di questo argomento. Proprio molto brevemente vorrei presentarti: sei in collegamento da Bari, sei parte del team ministeriale della Chiesa Bethel di Bari, e che noi salutiamo caramente e siamo felici, sì, di averti qui in collegamento con noi. Se sei d'accordo, noi prima di introdurre l'argomento manderemo un video introduttivo, sì, nel quale parleremo, faremo, insomma, mostreremo, ci proveremo a mostrare proprio il nostro punto di riferimento in termini di comunicazione, e poi torniamo in studio e iniziamo la nostra intervista. Ok. D'accordo. Prego. Principio c'era colui che è la parola. Egli era con Dio. Egli era Dio. Egli era al principio con Dio. Per mezzo di lui Dio ha creato ogni cosa. Senza di lui non ha creato nulla. Egli era la vita, e la vita era luce per gli uomini. Quella luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta.
Gloria al nome del Signore, il nostro Signore Gesù Cristo. Questo attore in realtà stava appunto interpretando Gesù Cristo, e la lettura di riferimento della voce era quella di Giovanni 1.1, il famoso Giovanni 1.1, dove si parla proprio della parola. Gesù è la parola. Sì. E a te la linea, quindi a te, do a te la parola, Emanuele, e spiegaci un po' che cosa intendiamo per comunicazione, quali sono questi principi che dobbiamo oggi imparare e a cui fare caso. Beh, oggi faremo magari un assaggino di quella che è la comunicazione, perché paradossalmente la comunicazione è una delle cose che facciamo di più nella vita, da quando nasciamo finché ce ne andiamo. Il problema è che non gli diamo l'adeguata importanza. Secondo me, intanto grazie, non sapevo del contenuto di questo video che hai fatto vedere, grazie per averlo trasmesso. Proprio il primo verso del Vangelo di Giovanni parla appunto della parola. Gesù è identificato, sappiamo, come la parola di Dio, l'essenza della parola era in lui. Essendo la parola, tutto quello che lui faceva era in virtù di quello. E chiaramente nel momento in cui noi comprendiamo questa importanza, non soltanto nel momento in cui predichiamo, molto spesso pensiamo, tu hai parlato di comunicazione, Michele, pensiamo che soltanto chi predica o chi insegni debba appropriarsi della capacità di comunicare, ma non è così, perché è qualcosa di importante, di utile, è uno strumento efficace in tutte le fasi della nostra vita, lo è nei rapporti interpersonali, nella famiglia, nel rapporto di coppia, lo è nei gruppi di lavoro, quando parliamo. Ci sono fondamentalmente, ecco, diciamo in maniera introduttiva, tre modi principali in cui noi comunichiamo: quello uno a uno, quello in un piccolo gruppo, e poi quando comunichiamo, magari se ne abbiamo la possibilità, a delle audience più grandi. Ed è quello che fondamentalmente Gesù ha fatto e quello che Gesù ci ha insegnato. Infatti Gesù ha messo in evidenza tutte questi tre aspetti nella comunicazione. Quando lui parlava, per esempio, uno a uno, mi viene in mente quando parlava con Nicodemo, quando parlava con la donna samaritana vicino a quel pozzo, quando parlò con Pilato. E la Bibbia ci dà ricchezza di esempi in tal senso. E poi troviamo Gesù che parla in un piccolo gruppo, come oggi per esempio si usa anche nel mondo cristiano. Molte chiese hanno questo strumento molto utile dei piccoli gruppi. Gesù aveva il suo piccolo gruppo, la sua squadra del cuore, il suo dream team, direbbero gli americani, che erano i 12 discepoli con cui lui ha messo le basi di quella che oggi è la cristianità. Se ci pensiamo un attimo, Gesù aveva solo circa 3 anni, ecco, poco più di 3 anni, per, attraverso la parola, lui era la parola, attraverso la comunicazione, formare questa squadra di giovani che di professione non facevano i comunicatori, ma erano persone comuni come me e tanti che ci stanno ascoltando, e li ha formati in 3 anni un corso accelerato di parte della teologia della nuova dispensazione, chiaramente degli insegnamenti della grazia che Gesù aveva, a questi ragazzi che venivano da un background disparato, chi era pescatore, chi era un artigiano e via discorrendo. Non erano dei teologi che Gesù ha cercato. Gesù, quando ha cercato delle persone da formare, a cui comunicare le verità del Vangelo, poteva benissimo prendere delle persone che trovava nel mondo religioso, no? C'erano tanti scribi, farisei, dottori della legge, ma lui non scelse queste persone, soprattutto non le scelse nell'ambito in cui queste persone vivevano. Infatti sappiamo che le prese, come si suol dire, dalla strada. C'erano città all'epoca, ai tempi di Gesù, dove per esempio mi viene in mente Bet-Shan, che era una città molto ricca di persone colte, oppure nella città di Sepphoris, che era una città vicina alla città natale di Gesù, dove c'era un grande fermento economico e di comunicazione dal punto di vista del commercio e del teatro. Ma Gesù scelse questi 12 ragazzi per trasferire loro i concetti dell'Evangelo. Questo per dire che cosa? E tutti quanti noi possiamo imparare, per motivi più disparati, a comunicare in maniera efficace. Anche se tu non hai l'aspirazione di voler diventare uno speaker, un predicatore, un capocellula, comunque serve
per migliorare nella vita, perché è alla base, alcuni addirittura si spingono nel dire che alla base della vita c'è la comunicazione, perché la maggior parte del tempo noi lo investiamo nel comunicare, sia se parliamo che se non parliamo. Adesso, quei 3 anni che Gesù ha investito ad insegnare a comunicare in questo gruppo e a questo gruppo, è risultato nel fatto che oggi noi, dopo 2000 anni, stiamo parlando di Gesù, del Vangelo, della sua parola, dei principi che abbiamo ricevuti perché sono arrivati fino a noi, perché li hanno trasmessi in maniera inizialmente, come sappiamo, verbalmente e quindi in maniera efficace, e poi chiaramente tramite i Vangeli, gli scritti degli apostoli e via discorrendo. Chiaramente Gesù parlava anche alle grandi folle, come sappiamo, e questi sono i 3 principali, diciamo, metodi, canali di comunicazione dove noi qualcosa che desideriamo comunicare, un messaggio che vogliamo comunicare, arriva alle persone. Nella Bibbia vediamo la radice vera dell'inizio della comunicazione. L'uomo nasce, viene creato in Adamo, vediamo la figura dell'uomo creato da Dio, il primo uomo, e poi Dio comincia a comunicare con Adamo e gli dice dai il nome agli animali. Quindi sembra essere stata proprio quella la prima fase in cui poi l'uomo ha dovuto utilizzare lo strumento parola, lo strumento, diciamo, comunicazione per cominciare ad interagire con Dio. Mi chiedevo quanto è importante considerare sempre la nostra comunicazione, ma non solo per un aspetto legato alla nostra cristianità, ma in termini proprio, lo dicevi all'inizio, Emanuele, parlavi delle interazioni che noi abbiamo nella vita sociale, quindi anche in famiglia, a scuola, al lavoro. Quindi quanto è importante tenere in considerazione che la nostra parola, il modo in cui comunichiamo, poi magari mi piacerebbe anche specificare che spesso comunichiamo anche senza le parole, in alcuni casi è più efficace delle parole stesse. Bene, quanto è importante considerare che quello che diciamo e quello che comunichiamo può avere un risultato positivo o negativo in chi ci ascolta, con il ricevente del messaggio. E poi magari mi piacerebbe anche chiederti quanto è importante, diciamo, anche il ruolo dell'emittente, del ricevente all'interno di una conversazione, di una comunicazione. Beh, da questo punto di vista, la comunicazione fondamentale è la parola di Dio, la Bibbia, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, soprattutto nel libro dei Proverbi si parla molto di comunicazione, e soprattutto, prima hai parlato dell'interazione one-on-one, uno a uno, dell'importanza dell'ascolto, perché come hai detto tu e hai accennato, la comunicazione non è soltanto fatta di parole, anzi, scendendo nei dettagli, solo una piccola frazione. Se volessimo mettere la comunicazione in una torta, no? Quelle torte in cui si fanno le percentuali, la torta è 100 e la vogliamo dividere, la comunicazione è fatta fondamentalmente di 3 aspetti: quello che dico, e quindi le parole, come lo dico, e quindi il tono di voce, e soprattutto il linguaggio del corpo, come mi presento. Adesso, il problema è che molto spesso noi diamo più enfasi, importanza a quello che diciamo, alle parole, piuttosto che agli altri 2 aspetti. Adesso vi vorrei sfidare, non posso sentire le domande, ma se vi chiedessi, secondo voi, no, nella comunicazione, le parole, che peso hanno in questa torta? Supponiamo di dividere la torta in 3 grandi fette, oppure di 3 fette, perché non diamo una lunghezza. Quanto dareste alle parole? Molto spesso, quando faccio questa domanda nei workshop, mi arriva la risposta in cui le parole hanno il peso maggiore. Ma adesso vorrei sfatare subito questo mito, perché le parole incidono semplicemente per un 7% di quella torta. Vale più come noi lo diciamo, e il tono che utilizziamo in questo. E questo ci deve far comprendere, appunto, che quando noi stiamo comunicando con una persona, quando soprattutto immaginiamo qual è lo scopo, no? Penso che la maggior parte dell'audience sia chiaramente credente, e il nostro scopo principale è la nostra missione, il nostro proposito, questo lo è il mio, come credo tanti che ci stanno seguendo, è comunicare il messaggio di Gesù, il messaggio del Vangelo, il messaggio della speranza.
Spesso io sono venuto da un contesto cristiano, mi sono reso conto che tanti di noi si focalizzano, anch'io veramente all'inizio del mio percorso cristiano, davo tanta importanza a quello che dicevo, non soltanto quello che dicevo, a quello che sapevo, senza rendermi conto che il modo in cui io comunicavo il messaggio di pace, di speranza, di amore di Gesù verso le persone, in realtà veniva contraddetto da il modo in cui comunicavo, il mio tono di voce e il linguaggio del corpo, perché magari in molti casi avrei voluto aprire la testa alle persone, ficcargli dentro i principi della parola di Dio, che sono principi di amore, ma molto spesso io non ero amorevole nel comunicare il linguaggio del Vangelo. E quindi la comunicazione è fatta non soltanto di parole, ma di come io esprimo queste parole, e soprattutto di come uso il mio tono di voce, perché la gente non ascolta soltanto quello che dici, ma come lo dici e come tu proponi tutto questo. E una delle caratteristiche principali, come possiamo capire come parlare alle persone il linguaggio che vogliono, perché questo è un aspetto molto importante nella comunicazione. Nella comunicazione la parte più importante in tutti gli aspetti, sia che parliamo con una sola persona, sia in un gruppo, che ha un audience, è la parte dell'ascolto. E la Bibbia ci parla, non a caso, no? L'Apostolo Giacomo ci dice di essere pronti ad ascoltare e lenti nel parlare. Perché se la comunicazione ha uno scopo ed è quello di raggiungere un obiettivo, e nel nostro caso di portare l'amore di Gesù alle persone, o anche un concetto verso quella persona, è fondamentale capire di cosa ha bisogno quella persona e di intercettare i suoi bisogni. Lo faceva Gesù quando incontrava le persone individualmente, ricordate Nicodemo, Filippo, la Samaritana che ho citato. Lui era molto attento a quelli che erano i bisogni specifici, non gli raccontava la dispensazione della grazia in 5 o 10 minuti, egli cercava, e quasi sempre tramite delle domande, di capire qual era lo specifico bisogno della persona. E con quello lui poi parlava e parlava al cuore. Ecco, quindi la comunicazione è fatta anche di emozioni, di sentimenti, di intuizioni spirituali che noi vogliamo avere nel momento in cui parliamo alle persone. E quindi qua entriamo in un'altra sfera che è molto bella, che dovremmo utilizzare sia se siamo dei predicatori o dei pastori, ma anche se ci riteniamo dei semplici, ma non siamo semplici, persone comuni che vogliono portare il messaggio di Gesù. Ascoltiamo di che cosa ha bisogno quella persona e comunichiamolo a seconda di quello che è il suo specifico bisogno. Gloria al nome del Signore. La regia ha preparato per noi appunto il grafico della torta a cui facevi riferimento e Ah sì? ci hanno anche scritto che sembra essere paradossale, ma avere solo il 7%, chiedo alla regia di mandare il grafico, solo il Ah, ecco. 7%, cioè l'utilizzo delle parole si attesta al 7%, quindi grazie per la grafica. Quindi vogliamo dire che quando passiamo un messaggio, quando stiamo dicendo una cosa, le parole che utilizziamo per dire quella cosa hanno una valenza del solo 7%, mentre Corretto. abbiamo visto il 55%, l'aspetto legato al tono e poi l'altro legato alla gestualità, alla comunicazione non verbale. Questo è una sorpresa per molti di noi, probabilmente come le persone che partecipano ai workshop, Emanuele, perché abbiamo esattamente avuto lo stesso stupore. Dobbiamo renderci conto che le parole hanno un grande effetto, ma non sono solo quelle che hanno un grande effetto nel passaggio dalla comunicazione, c'è anche tanto altro. Per quale motivo, questa è la domanda, diciamo, su cui vorremmo approfondire maggiormente, per quale motivo la comunicazione è la base dei conflitti, della maggior parte dei conflitti familiari, sociali, tra amici? La comunicazione sembra essere proprio il motivo principale per cui vengono fuori le rotture, forse perché si dà troppo importanza alla parola, abbiamo visto che c'è bisogno di aggiungere altro, forse perché ascoltando e leggendo ancora Giacomo non sappiamo ascoltare abbastanza e preferiamo parlare più di quanto riusciamo ad ascoltare. Lo chiedo a te. È vero,
La maggior parte dei conflitti avvengono proprio per motivi di comunicazione. Io adesso non sono un consulente matrimoniale, ma anzi non sono per niente un consulente, ma uno dei motivi principali per cui sorgono i conflitti appunto è per si parla spesso di comunicazione, non riusciamo a comunicare. E questo perché quando comunichiamo, ripeto, parla più il nostro modo di approcciarsi alla persona. Se io dico a mia moglie "Io ti amo" e lo faccio con un'aggressività, adesso sto drammatizzando, no? Perché immagino che nel video venga in maniera efficace questo aspetto, in realtà sto comunicando con delle parole qualcosa che non sto esprimendo con il mio proprio corpo. Noi abbiamo una figlia adolescente molto spesso e chiaramente come genitori abbiamo autorità su di lei per quanto riguarda la sua educazione. Molto spesso, proprio stamattina, mentre andavamo in macchina, comunicavamo qualcosa e lei ci ha dato una risposta, che era una risposta affermativa, positiva, ma il modo in cui l'aveva detto lo era tutt'altro. Allora chiaramente parla, parte da parte nostra, come posso dire, l'incoraggiamento ad allineare. Allora noi dobbiamo stare molto attenti, diceva George Bernard Shaw, il peggiore, il più grande problema nella comunicazione è l'illusione che ci sia stata. E questo per mettere appunto il più grande problema nella comunicazione è l'illusione che ci sia stata. L'ho ripetuta 2 volte perché questo è un aspetto fondamentale che secondo me è alla base dei conflitti. Nel senso che noi comunichiamo molto spesso, ma comunichiamo qualcosa su cui abbiamo già meditato, riflettuto e tratto delle conclusioni. E quindi diamo per scontato che quando noi comunichiamo verbalmente quella cosa, e magari non in maniera corretta, dall'altra parte sia stata recepita nel modo in cui noi l'abbiamo inteso, meditato, pensato, a cui abbiamo dato anche una risposta. E quindi che cosa succede? Che se diamo per esempio una disposizione o se diamo raccontiamo una storia che è avvenuta o se comunichiamo qualcosa che desideriamo arrivi dall'altra parte, non facciamo conto noi alle nostre parole perché nella nostra mente e nel nostro cuore c'è qualcos'altro di come è uscito. E allora chiaramente il conflitto dall'altra parte. Soprattutto nella coppia o nel mondo del lavoro, questa è una cosa che accade e che io ho avuto modo di imparare sulla mia propria pelle in azienda perché svolgo un'attività e chiaramente non viene svolto il lavoro o non viene percepita la cosa e chiaramente da parte mia che ho comunicato al comunicatore c'è delusione, frustrazione, ma come mai è successo questo? Se io avevo detto questo. Semplicemente perché avevo l'illusione di aver comunicato un certo messaggio, ma questo messaggio non era arrivato nella maniera corretta. Allora, nel momento in cui noi cominciamo a prendere consapevolezza, in questo devo dire, oltre al percorso formativo che ho avuto, che mi ha fatto dare più attenzione a quello che dico e come lo dico, c'è spesso mia moglie che mi ha aiutato in questo, è stato un aiuto per me, perché mi ha aiutato in tutte le mie fasi a capire tu avevi detto questo in questa maniera, ma manca una piccola parentesi di questo dettaglio e detto in questo modo, chiaramente il messaggio è arrivato nella maniera sbagliata. Allora, qui nasce adesso un altro aspetto, ossia che noi chiaramente giudichiamo le persone per le loro azioni e non le loro intenzioni. Nel momento in cui noi veramente desideriamo avere una relazione, un rapporto relazionale con la gente privo di conflitti, dobbiamo partire da 2 premesse. Uno, autoesaminarci. Ho comunicato nella maniera corretta oppure c'è stata l'illusione che io ho comunicato? E 2, dall'altra parte, sto prendendo con il beneficio dell'inventario, sto giudicando l'azione di mia moglie, di mio marito, di un collaboratore, o di una persona che ho incontrato, di un amico, oppure lo sto giudicando per le sue intenzioni. Perché io dico spesso, nella maggior parte dei casi, la gente che fa qualcosa lo fa per farlo bene. Questo quando viene sul posto di lavoro la mattina, questo quando nel mondo della Chiesa abbiamo tanti volontari nella maggior parte delle comunità. La gente che serve è volontaria e spesso nascono conflitti perché non sono fatte le cose come noi vorremmo, avremmo detto, magari come i leader hanno detto. Ma se noi diamo per scontato,
prendiamo col beneficio dell'inventario, ossia io credo che i miei collaboratori, io credo che mia moglie, mio marito, i miei figli vogliano far bene, ma qualcosa è andato storto, allora esamino quello che è stato detto, come è stato detto e l'intenzione della persona. Quindi questi sono secondo me i due strumenti principali per calmierare, per prevenire i conflitti. Allora nel momento in cui io faccio il primo passo, magari noi che stiamo ascoltando questa trasmissione, cominciamo a metterci in discussione, grazie per quel grafico, non l'avevo mandato, ma sono contento che sia stato inviato. Nel momento in cui io vado a questo, sto più attento a come io parlo con la gente, sto più attento a, non solo a quello che dico, ma come lo dico e il mio linguaggio del corpo. Potrei parlarvi a lungo di questo, degli miei errori, dei miei fallimenti anche nel lavoro, quando pensavo di dire le cose giuste ma le dicevo nel modo sbagliato e non prendevo clienti. Potrei dirvi dei fallimenti che ho avuto nel mio rapporto di coppia, potrei parlarvi dei fallimenti che ho avuto in tante sfere della mia vita, ma vi posso dire che nel momento in cui prendiamo consapevolezza dell'importanza della comunicazione, soprattutto di quello che la Bibbia dice, c'è un verso nei Proverbi che dice che chi parla prima di aver ascoltato è un folle, e purtroppo è uno dei problemi più grandi che causano conflittualità nelle coppie, nelle relazioni comunitarie. Penso che i pastori abbiano un gran da farsi con i conflitti che avvengono all'interno delle coppie, e non solo nelle coppie, anche nelle amicizie pastorali, a causa di questo motivo, perché abbiamo la tendenza, soprattutto noi italiani, io sono del sud, quindi sono meridionali, soprattutto noi meridionali, abbiamo la tendenza spesso a rispondere prima di aver ascoltato, o meglio, prima ancora di aver capito. E quindi il punto è ascoltare, dare il beneficio dell'inventario di quello che viene detto, considerare non soltanto le azioni ma le intenzioni, e soprattutto, parlando dell'ascolto, non so se mi farei qualche domanda ancora sull'ascolto, l'ascolto è un aspetto molto importante, ascoltare per capire e non per rispondere. E questa è un'altra, diciamo, parentesi importante dell'aspetto della comunicazione. Assolutamente sì, è proprio di questo che stavo per chiederti. L'ascolto abbiamo visto che ha un'importanza fondamentale nell'interazione delle relazioni, nella comunicazione stessa. Tutto quello che stiamo dicendo vorrei anche un po' tranquillizzare i nostri amici che ci seguono. Avrà poi un risvolto alla fine della nostra intervista meraviglioso, quindi restate all'ascolto. L'ascolto, appunto, quanto è importante, quanto e in che modo, quali sono a volte le strutture che possono influenzare l'ascolto e allo stesso modo, forse nel modo più dannoso addirittura, delle strutture che influenzano il parlato, il parlare. L'ascolto paradossalmente ha bisogno di una sorta di comfort particolare per essere efficace, e questo è proprio un punto che vorrei approfondire prima di passare alla parte, diciamo, un po' più importante, quella che riguarda appunto la nostra esperienza verticale con Dio e come questi principi poi si proiettano in quella esperienza. Prego Emanuele. Beh, io parto da una confessione, ossia quella che io sono stato per molto tempo un pessimo ascoltatore, e questo mi ha causato tanti problemi, e devo dire che sto ancora imparando. L'ascolto è uno degli aspetti più importanti, tant'è che ne viene citato in tutti i libri che parlano di comunicazione, ma anche di crescita, ma soprattutto il libro dei libri ne parla. Abbiamo già citato due versi, uno nell'Antico e uno nel Nuovo Testamento, dell'aspetto importantissimo dell'ascolto. E questo Gesù ce l'ha insegnato, perché era un grande ascoltatore. Lui, nonostante, come ho detto prima, avesse poco tempo, perché tutto sommato per seminare un messaggio che era il messaggio della salvezza dell'umanità e farlo in soli 3 anni, preparare una squadra con un messaggio che avrebbe dovuto influenzare le intere future generazioni, era molto impegnato Gesù, ma nonostante questo lui aveva tempo per ascoltare le storie di tutte le persone che lo cercavano. Ascoltava il papà che chiedeva di andare a
guarire la propria figlia morente, ascoltava quel centurione che aveva il suo servo che non stava bene. Noi a volte leggiamo i Vangeli, le storie, la vita di Gesù e ci sfuggono dei particolari della vita di Gesù, nel senso che Gesù, anche se ci ha lasciato un'eredità grazie ai Vangeli molto ampia, parlava molto di più con quello che faceva, delle parole che utilizzava. Lui era appunto, come abbiamo iniziato questa trasmissione, la parola, e lui la esprimeva, nel senso che la sua vita, il suo amore per le persone, i principi del regno di Dio, lui li ha trasmessi con quello che faceva. Faccio un esempio: quando lui ci voleva comunicare, quando ci ha comunicato a tutti quanti noi l'importanza del servizio alle persone, lui poteva sicuramente scrivere, dire, insegnare tantissimo, ma lui ha fatto una cosa che è una delle chiavi della comunicazione, che è quella appunto visiva. Qualcuno ha detto che un'immagine vale più di mille parole. Gesù si è, in quel caso, ricordiamo, spogliato, diciamo, delle sue vesti regali, si è messo a lavare i piedi ai suoi discepoli, che era una cosa che non era mai stata registrata nell'antichità, soprattutto nella cultura sia ebraica che greco-romana, che una persona di rango più alta lavasse i piedi a una persona di rango più basso. Gesù in quel momento stava dando un'immagine di quello che lui voleva fare, ma questo lui lo faceva, i suoi discepoli l'hanno accettato perché lui aveva letto la vita dei discepoli, lui ascoltava la vita dei discepoli come ascoltava la vita di tutte le persone che lui incontrava. Chiaramente l'ascolto può portare il nostro livello di influenza alle stelle se noi ne capiamo l'importanza. Partendo dalla premessa che tutti quanti noi credenti vogliamo, abbiamo l'obiettivo, il desiderio di raggiungere con il messaggio della salvezza tante persone, molto spesso pensiamo che per poterlo fare, farlo in maniera efficace, appena incontriamo una persona dobbiamo lanciare su di essa tutto lo scibile che noi abbiamo riguardo ai principi dell'Evangelo. Ed è un errore che ho fatto anch'io. Io ho conosciuto Gesù molto giovane, ero un adolescente, 17enne, e amavo anche leggere la Bibbia, la leggevo continuamente. E sia negli ambienti scolastici che tra le amicizie che frequentavo in precedenza, quando li incontravo li bombardavo di versi biblici con una passione, un'intensità. Come ho detto prima, le mie intenzioni sicuramente erano buone, ma le mie azioni no, perché voi immaginate di incontrare una persona per strada che la conosciate o meno, perché a volte noi facciamo approcci, abbiamo degli approcci evangelistici con delle persone che non abbiamo, la persona vive la sua vita, incontra noi e pretendiamo che mentre vive nel suo mondo, con i suoi problemi, le sue sfide, le sue difficoltà concrete, emotive, psicologiche e spirituali, incontra noi e ad un attimo deve fermare il suo mondo e lei ascoltare tutto quello che noi abbiamo da dire riguardo alle cose di Dio. Io non gradirei che mi venisse buttato addosso versi biblici. Molto spesso io poi sono testimone anche di approcci in cui tendiamo non ad aiutare, a portare l'amore di Dio, ma la condanna, l'ira di Dio alle persone. E allora quando noi facciamo questo, la gente, la risposta più ovvia che io darei, dico: senti, ma io ho già tanti problemi, adesso tu me ne stai mettendo altri addosso. Ed ecco che lì dovremmo semplicemente guardarci allo specchio e invertire un po' le sedie di queste persone, ossia non pretendere che gli altri ascoltino noi, ma come faceva Gesù, essere noi ad ascoltare le persone. Quando io ho capito questo, io ho una vita impegnata, ho una famiglia, ho un lavoro, sono attivo in chiesa, quindi apparentemente non avrei molto tempo per ascoltare. La mia idea era che devo approfittare di parlare delle cose di Dio e fermare le persone perché mi ascoltino, di dire in quel poco tempo che ho tutto quello che ho da dire. Quando io ho capito che la mia vita, come quella di Gesù, deve parlare delle cose di Dio, il mio esempio deve parlare delle cose di Dio, e che io dovevo ascoltare la vita delle persone come faceva Gesù, ecco che il livello relazionale e di ascolto dell'altra persona è cominciato a salire e ho potuto parlare di Gesù.
L'ascolto è fondamentale perché nessuno ti ascolta se non viene ascoltato. E noi molto spesso abbiamo questo spirito evangelista che vogliamo avere la precedenza, vogliamo essere i primi a parlare sperando che gli altri ci ascoltino. Ma se vogliamo essere ascoltati, dobbiamo imparare ad ascoltare, dobbiamo imparare a capire le persone, soprattutto ascoltare non per rispondere, ma per capire. A me piacevano i conflitti con persone che magari erano pratiche della Bibbia e quando magari dicevano qualche concetto io ero pronto già alla risposta e a condannare magari quella persona, quel concetto con un verso della Bibbia. Non è così. Quando la persona si sente ascoltata, e questa è la cosa più importante, non ascoltare e quindi stare in silenzio. Ascoltare non vuol dire tacere. E quindi adesso mi sto zitto, dopo questa trasmissione, Emanuele ha detto che devo ascoltare, sto in silenzio e adesso parlo io. Il vero ascolto è percepito dall'altra persona. Una persona che ha bisogno, se il motivo della comunicazione, anche di questa trasmissione, è che le persone possono entrare in contatto con Gesù attraverso di noi, l'aspetto dell'ascolto è troppo importante, nel senso che dobbiamo imparare a ascoltare prima la vita delle persone. Quello che hanno da dire, ma anche quello che non dicono. E se noi vogliamo aiutare le persone come Gesù a capire come intercettare il bisogno di quella persona, allora anche il nostro cuore deve essere aperto, oltre che alle nostre orecchie, anche la nostra disponibilità, il nostro tempo, e comprendere che alla gente comune, alla gente di passaggio, non importa molto quello che noi abbiamo da dire. A loro importa se loro sono importanti per noi. Se quando noi li incontriamo ci sono veramente a cuore. E quando noi ascoltiamo col cuore, ascoltiamo qual è la loro vita, il loro bisogno, ci interessiamo a loro. Mi viene quasi da commuovermi perché nell'esperienza lavorativa ho imparato a fare questo e ho potuto parlare a delle persone che in passato non mi avrebbero mai ascoltato. Perché nel farlo per me è stato molto difficile, ero un tipo molto impegnato che non aveva tempo per ascoltare. Quando ho imparato ad ascoltare l'impiegato della banca, l'operaio della fabbrica, l'artigiano, e mi ha visto che ero veramente interessato a lui, ho ascoltato empaticamente, l'ascolto è empatico, e sono entrato nel suo mondo, mi sono preoccupato di quella persona, ho fatto mio il suo problema. La vita di quella persona è cambiata. Questa è la comunicazione che utilizzava Gesù. Attraverso l'ascolto, attraverso questo messaggio, Gesù ha fatto breccia nel cuore delle persone. Per quello quella donna samaritana è andata correndo a dire: ho trovato una persona che mi ha detto tutto della mia vita, perché Gesù era entrata non nei particolari, anche peccaminosi, della vita di quella donna, ma nel bisogno specifico che aveva quella donna. Quella donna aveva bisogno di essere ascoltata, cosa che nessuno faceva, perché probabilmente quando usciva per strada non era ascoltata, ma giudicata, criticata. Gesù, che era il figlio di Dio, la persona più pura, quella che avrebbe veramente potuto giudicarla, in realtà è stato l'unico che gli ha mostrato amore e l'ha aiutata e le ha cambiato la vita. Signore, ascoltandoti Emanuele, pensavamo qui in studio anche da qualche messaggio che ci è arrivato a questa donna, ad una donna che è stata capace di introdurre meglio di noi questo argomento in modo straordinario, proprio non usando le parole, cioè usando il linguaggio non verbale. Mi sto riferendo alla donna che è descritta in Luca al capitolo 7, la quale entra in una stanza in cui Gesù è seduto a parlare e a mangiare con un fariseo, si poggia ai suoi piedi, piange e lava i piedi di Gesù con le sue lacrime e li asciuga con i suoi capelli. Non leggiamo nulla, nessuna delle parole in questa comunicazione meravigliosa, questa adorazione meravigliosa. Ma poi vediamo che Gesù elogia questa donna proprio perché poi la porta in evidenza come un esempio straordinario di una donna che ha saputo amare, non ha detto una parola. Approfitto per questo esempio per farti la domanda, diciamo, centrale e conclusiva, ovvero: questa comunicazione, la tendenza che noi assumiamo nel comunicare con gli altri, spesso ce la portiamo nel nostro rapporto con Dio. Quindi
Questo vuol dire che spesso non ascoltiamo, se non lo facciamo con le persone, no, probabilmente non lo facciamo nemmeno con Dio, o spesso utilizziamo troppe parole e pochi fatti, e quindi la comunicazione con colui che conosce alla perfezione i nostri intenti è poco efficace. Come può essere plasmato questo aspetto? E se proprio vogliamo dirla tutta, non possiamo avere la capacità di comunicare male con gli altri e poi essere, avere la presunzione di essere perfetti nella comunicazione con Dio. C'è una correlazione perfetta nell'intenzione proprio del comunicare. Ci aiuti a capire bene questo aspetto di comunicazione verticale e poi chiaramente estendere il discorso anche nella comunicazione orizzontale, l'hai già cominciato a fare. Beh sì, chiaramente nel nostro rapporto con Dio, nel nostro modo di comunicare con Dio, non possiamo né avere delle maschere né avere un master in comunicazione, perché Dio conosce tutto di noi e ci conosce individualmente. Il problema è che a volte noi non conosciamo abbastanza Dio, forse, o non conosciamo abbastanza noi stessi. Molto spesso abbiamo la tendenza non soltanto ad evangelizzare le persone, come ho detto prima, a volte come facevo io in maniera un po' aggressiva, se vogliamo, a volte vogliamo anche evangelizzare Dio, comunicare con Dio, parlare a Dio dei nostri problemi, dargli la soluzione e poi magari chiedere l'approvazione. E quindi la comunicazione ha senso unico. Quello che io ho imparato, ma è una delle cose più importanti che Gesù ha insegnato. Gesù, nel suo insegnamento sulla preghiera, chiaramente la comunicazione che noi abbiamo con Dio avviene attraverso la preghiera, ci ha insegnato una delle regole che poi viene presa anche, ad esempio, dai più grandi comunicatori. Semplicità, chiarezza e sintesi. E soprattutto un cuore sincero. Il problema di molti di noi è che, appunto, a volte vogliamo evangelizzare Dio e dirgli cosa fare, ma nella Bibbia io ho imparato che Gesù ha insegnato a non essere come, vi ricordate l'esempio che faceva di quell'uomo religioso che parlava con tante parole, con ostentazione. Sembrerebbe che molti di noi, a volte, nonostante sia scritto nel Vangelo, abbiamo imparato più quello e non di quell'uomo che si batteva al petto e che diceva: abbi pietà di me, Signore. Chiaramente uno dei versi che a me piace di più, soprattutto nei Salmi, è nel Salmo 37, in cui dice: sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. E questo è diventato pian piano il mio modo di pregare, di comunicare con Dio, e Dio me l'ha fatto capire in maniera chiara, perché molto spesso io pregavo anche per, appunto, giuste cause, per i problemi della vita, per i problemi della società, per i problemi della Chiesa, su come risolverli, e magari pregavo in maniera intensa, emotivamente sentita, con tante parole, finché ho avuto come la percezione che Dio mi dicesse: Manu, ho capito, stai parlando tanto, ma adesso vuoi stare un po' in silenzio ed ascoltarmi. E quando ho imparato questo, anche lì è nata la più grande forma di comunicazione con Dio, nel senso che ho imparato ad ascoltare Dio e ho capito che la preghiera non deve essere quel momento in cui noi parliamo con Dio, ma la mia vita deve essere una preghiera. La mia vita deve comunicare. Abbiamo visto le tre percentuali, no? 7, 38, 55. È sintomatico questo fatto, nel senso che il nostro modo di essere parla di più di quello che diciamo, in cui ci muoviamo. E quindi la nostra preghiera, la nostra comunicazione con Dio, sia quando siamo noi a parlare con Lui che quando Lui parla con noi, deve essere una comunicazione continua. Deve essere in passato internet tu ti dovevi collegare, no? E poi scollegare. Adesso abbiamo i nostri computer, i nostri dispositivi sono sempre collegati ad internet. Free wifi per tutti e per sempre, no? Il nostro rapporto con Dio deve essere un free wifi con Dio e un continuo wifi con Dio, nel senso che in tutto quello che facciamo dobbiamo avere un rapporto con Dio,
parlare con lui. Io ho imparato che lui, come Gesù, vuole e diceva ai suoi amici: è mio amico. Quindi se sono in macchina, se sono al lavoro, se sto svolgendo qualsiasi cosa, io ci parlo come parlerei con delle persone, a volte lo faccio, effettivamente, magari la gente che mi vede in macchina pensa anche che sono un po' fuori di testa, però la nostra comunicazione deve essere qualcosa di continuo, e soprattutto la nostra vita, quello che noi facciamo deve comunicare non a Dio, perché Dio conosce qual è la nostra intenzione, il nostro proposito, ma la gente che ci conosce. Se noi vogliamo comunicare, come abbiamo detto all'inizio, alle persone che cosa significa avere un rapporto con Dio, deve capire che in tutto quello che noi facciamo, nella nostra vita, nella nostra quotidianità, anche attraverso la nostra professione, tutto quello che facciamo, se noi lo facciamo con uno scopo, e quindi quello di onorare il regno di Dio, e lo possiamo fare con il lavoro è importante per vivere, ma il lavoro può essere anche lo strumento attraverso il quale noi possiamo veramente servire nel regno di Dio. E questo deve essere il nostro modo di comunicare con Dio, e chiaramente il suo modo di comunicare con noi, il modo per eccellenza, è quello della parola di Dio. A volte noi comunichiamo, vogliamo che Dio ci dia le risposte a mo' di Samuele, aiutante del profeta. Dio non sempre ci parla, come ho fatto prima l'esempio, con delle percezioni, a volte addirittura con una voce udibile, come dice qualcuno, ma lo strumento principale sicuramente la parola di Dio, che io non mi stanco mai di meditare e che devo riconoscere in passato, anche su questi aspetti che abbiamo trattato oggi, ho preso con tanta leggerezza. Oggi nel mondo del business, visto che ho anche un'attività di business, ho fatto tanta formazione, mi sono formato, e una cosa che ho capito, questa può essere una parentesi di questa trasmissione, è che nel mondo secolare, nel mondo del business, spesso hanno compreso e hanno carpito gli insegnamenti della parola di Dio più di tanti credenti, sicuramente non più di me. Perché ho dovuto chiedere perdono a Dio di aver letto tanti insegnamenti sul come comunicare, sul come approcciare le persone, ma non lo facevo. Io ero quello che voleva entrare a gamba tesa per far comprendere le cose, mentre nel mondo del lavoro ho imparato a ritornare sulla parola di Dio, approfondire e capire qual è veramente il senso di Gesù. Era la parola, lo era prima che il mondo fosse fondato, e lo è ancora oggi. Gloria al nome del Signore. Leggevamo in Giovanni 10, dove è scritto che le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il buon pastore. E in questo caso possiamo dire, Emanuele, proprio la comunicazione in termini proprio generali è straordinaria, perché ci mette in una connessione, in questa condivisione di cose, condividere il nostro cuore col cuore di Dio. Mi stavo riferendo alla comunicazione con Dio, quindi possiamo più semplicemente sintetizzarla con la preghiera. Quando preghiamo, parliamo con Dio, condividiamo le nostre cose con Dio, riceviamo da Dio. Ed è interessante e bello ascoltare anche gli esempi che fai di vita quotidiana e di suggerimenti per la comunicazione con gli altri e con Dio. Interessante sapere che in questo periodo di pandemia, con le mascherine, abbiamo tutti avuto la libertà di pregare ovunque fossimo, senza essere presi per pazzi. Questa è stata una bellissima opportunità. Parentesi chiusa. Ma Michele, mi permetto di dire, hai citato uno dei versi che a me sta molto caro, quando Gesù parla appunto di essere il buon pastore, la porta. Questo, per esempio, io utilizzo questo episodio proprio sono dei workshop che faccio nelle chiese per aiutare tutti quanti noi a comunicare il messaggio del Vangelo. Gesù era l'unico che poteva dire in maniera teologica chi lui era, da un punto di vista teologico, cristologico, l'importanza della comunicazione. Ma lui il messaggio teologico, su cui tu sai bene sono stati scritti intere enciclopedie, l'ha semplificato parlando della vita pratica, con un messaggio, con degli esempi, delle Alleluia. Storie che la gente di tutti i giorni poteva capire. Alleluia. Gesù non voleva raggiungere le persone colte o teologi. Gesù voleva raggiungere persone come me, te e tanti che Amen. Ci stanno ascoltando. Alleluia. Con l'esempio del pastore. Lui ha detto: io sono il pastore. Seguitemi, un esempio di leadership, di comunicazione. Non possiamo approfondirlo adesso, sarebbe bello, però
Gesù era la persona più semplice e allo stesso tempo profondo della storia dell'umanità. Il Padre Nostro sono una sessantina di parole. E in un corso di comunicazione mi sono ritrovato in un corso non cristiano il Padre Nostro come esempio di dover comunicare in una maniera efficace. Semplicità, chiarezza e sintesi. Gesù è stato il più grande maestro di comunicazione della storia dell'umanità e grazie a Dio per questo. Amen, amen. E vogliamo continuare ad ascoltare le sue parole dettate al nostro cuore, perché se stiamo attenti alla comunicazione lui ci aiuterà anche e soprattutto a comunicare nel miglior modo possibile con i nostri amici, con i nostri amici cristiani, con la Chiesa e anche nelle nostre famiglie, con i nostri figli, con i nostri partner. È stato veramente interessante questo argomento trattato questa mattina con Emanuele Spezzacatena in collegamento da Bari. Io ti ringrazio, Emanuele, perché nella nostra chiacchierata è emerso che sei un uomo super impegnato e siamo felici che tu abbia trovato un tempo per, da condividere con noi, col pubblico di The View. Grazie di cuore e Dio continui a benedire la tua vita, la tua famiglia, la tua attività e il ministero che ti ha affidato. Grazie a voi per l'opportunità e un saluto a tutti quanti quelli che ci hanno seguito e ci seguiranno. Grazie ancora, sono onorato. Grazie di cuore, Dio ti benedica. Ringraziamo i nostri amici, lasciamo come di consueto il nostro contatto telefonico. Se volete rimanere in contatto con noi, farci delle domande ed entrare in comunicazione anche, perché noi con il nostro ospite avremo in qualche modo la possibilità di mettervi in contatto. 379-2710-854. Concludo questa puntata con una gioia nel cuore, perché sono argomenti di grande interesse, molto importanti per chi fa comunicazione, ma abbiamo potuto capire che anche semplicemente dare un messaggio di affetto, di gioia a proprio figlio, al proprio nipote, e saperlo fare in un modo giusto può fare la differenza nella vita, nella crescita del nostro nipote o nella crescita della nostra relazione sentimentale, d'amore con il nostro partner, perché no? Quindi è importante davvero comunicare, e saper comunicare è la base, come abbiamo ascoltato, di una buona relazione con gli altri e con il nostro Signore. Io vi ringrazio per l'attenzione che avete dimostrato, inoltre vi lascio e vi do appuntamento alla puntata di Donne di Fede che si avrà in diretta da questi studi alle ore 14. Si parlerà proprio dell'aspetto che abbiamo citato anche oggi, ovvero di un elogio alla donna, quindi vi consiglio di continuare a rimanere in contatto con Parole di Vita, ma le dirette poi continuano, c'è la Voce della Liberazione alle 15:30, poi la Voce del Pastore alle 19:30 e Spazio Straziere alle 18. Vi diamo appuntamento ad una serie di contenuti affinché la vostra vita possa essere edificata e crescere nelle vie del Signore. Dio vi benedica grandemente e appuntamento alla prossima puntata.